Ciao, sono Giustino Ballato, sono il presidente di Orticola, organizzo da una decina d'anni Flor. Flor ha una versione autunnale a Stupinigi, che è un posto che a noi piace moltissimo, che è una versione che si chiama Floreal, che sarà l'11, il 12 e il 13 ottobre. Quest'anno ci sarà una novità a cui teniamo moltissimo, una novità importante per noi. Noi ci occupiamo di piante, tra le piante più importanti ci sono i cereali, c'è il grano, ma anche altri cereali, l'orzo, la segale, insomma, il mais, il riso. E quindi insomma sono piante che hanno accompagnato l'uomo, e quindi affianchiamo quest'anno nella citroniera di Stupinigi la prima edizione del Salone del Pane. L'abbiamo fatta grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio, con i maestri del gusto. Sarà un'occasione in qualche modo per venire lì e assaggiare, conoscere i protagonisti del pane. Chiaramente per noi i protagonisti sono le piante, però dopo le piante e dopo i funghi, diciamo prima con i lieviti, ci sono le persone che lo lavorano, ci sono gli agricoltori, ma soprattutto i panificatori, che sono i grandi protagonisti del pane. Quindi ci saranno i panificatori, si potranno assaggiare i loro prodotti e soprattutto si potrà cercare di capire qual è il futuro del pane, perché il pane appunto ha avuto un grande passato, è stato fondamentale nel passato, ma ancora oggi ha un ruolo centrale, e sta cambiando però il mondo del pane, sta cambiando moltissimo, e sicuramente è interessante capire anche dove sta andando in qualche maniera. Abbiamo qua Mario Sparti, che è il vicepresidente, dillo tu. Buongiorno, io sono Mario Sparti, vicepresidente dell'Associazione Panificatori di Torino. E sono qua per dirvi che il pane, sì, è vero, sta cambiando, è sempre buono come una volta, però oggi si utilizzano modi e tipologie di lavoro diverse. Infatti si sta rispuntando adesso il lievito madre, che era una cosa che ormai era scomparsa negli anni, adesso si sta tirando di nuovo fuori. Perché? Perché mantiene un prodotto più genuino e più lungo in conservazione, senza disdire il lievito di birra, perché io uso anche quello perché è un prodotto naturale, non dimentichiamolo. Poi ad oggi come oggi le farine sono aumentate, sono carissime come tutti gli altri prodotti, però come ripeto sempre io, se vuoi mangiare un buon vino o vuoi mangiare un buon pane e bere un buon vino, devi pagarlo, perché l'olio della macchina lo pagate 18 euro o 20 euro al litro, quindi di conseguenza non vedo perché non spenderli per il pane. Passo a lui, che è più bravo di me. No, ma io di pane ovviamente non sono io in realtà, io mi occupo di piante. Io penso che sia, è la prima edizione, però è già molto ricca, penso che crescerà. Noi abbiamo scoperto in questi 3 mesi in cui ci siamo mossi, abbiamo cercato i panificatori, quello che capitava, che c'è veramente moltissimo, sta capitando moltissimo. Il pane ha un grande futuro sicuramente, rimarrà protagonista della tavola assieme al vino, anche altre cose, ma di più del vino, secondo me. Spero che gli amici del Salone del Vino non mi odino perché ho detto questo, perché è per capire, assaggiare quale sarà il futuro del pane e di tutto il resto, perché non sono solo pane, anche ci sono. Noi panificatori ormai ci siamo modificati, non facciamo solo più pane, ma ci adattiamo a fare tutto quello che i nostri clienti ci chiedono. Quindi un buon panettiere, se è bravo e il cliente viene, gli chiede anche una cosa impossibile, il supermercato non lo può fare, ma noi sì. E noi dell'associazione siamo tutti bravi panettieri. Quindi vi invito a venire il 12 e il 13 a vedere Flora, ovviamente, le piante, e poi a venire a assaggiare il futuro del pane. Del pane e dei lievitati. Il futuro sono loro. Sì, abbiamo c'è il figlio. Ciao, sono Leonardo Sparti. Che è appunto il futuro.